Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione dell'Eco Day in Calabria nel prossimo mese di giugno. Siamo qui nella sede del Parco Nazionale della Sila, all'Orica, col presidente Pippo Capelupo. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa bellissima manifestazione? Beh, io invito tutti a venire il 9, il 10 e l'11 a Villaggio Mancuso, perché finalmente potranno vedere, per chi non conosce la nostra montagna, le montagne calabresi. Le montagne calabresi sono montagne particolari, perché sono fatte di foreste con alberi che arrivano fino a 45 metri di altezza. Non ci sono da nessuna parte d'Europa alberi di così, ma no, non ci sono nemmeno foreste che così numerose in un altopiano che veramente è qualcosa di favoloso. Noi abbiamo avuto in passato pubblicazioni che hanno fatto veramente il giro del mondo, che hanno lasciato senza fiato tutti coloro i quali non conoscevano la Calabria o la conoscevano solo e unicamente per il mare. Beh, questa volta adesso abbiamo messo al centro dell'attenzione la montagna, e questa montagna noi vogliamo che assolutamente ogni persona si renda conto che è una montagna che è un polmone che dà al mondo veramente tanto. Se questa cosa si capisce, allora si comprende anche perché si è parlata dell'aria più pulita d'Europa proprio nella nostra montagna. Ecco, queste le tre giornate che noi inizieremo il 9, il 10 e l'11 di giugno saranno le tre giornate di ragionamento anche tra le proloco che lavorano nelle varie montagne d'Italia. Sarà un ragionamento per creare un documento e metterlo a disposizione delle istituzioni, delle classi politiche, degli istituzionali, ma soprattutto di coloro i quali dovranno rendersi conto che una montagna così non può essere lasciata soltanto per a caso un consumo giornaliero soltanto turistico, ma deve essere protetta e deve essere messa a disposizione per la bellezza che c'ha, a disposizione di tutta l'Italia.